Allora, sono qui con Stefano, ok? Oltre che essere un deputato qui, un politico svizzera, è anche un amico. Grazie per l'intervista. Concentriamoci un po' sul discorso, diciamo, un po' di differenze anche con l'Italia, nel senso che voglio sapere, prima di tutto, il tuo ruolo politico, che cosa sei? Beh, io da un anno a questa parte sono deputato in Gran Consiglio, che bene o male, come tu ben sai, è equiparato alla regione in Italia. Da un anno a questa parte faccio questo pseudo lavoro perché obiettivamente, come tu ben sai, io come attività principale faccio il consulente assicurativo. Sì, allora io ben so perché io so come funziona la politica svizzera, però il pubblico mio che mi segue non sa come funziona la politica in Svizzera. Cioè, tu sei un deputato e per noi in Italia, per molti in Italia sembrerebbe utopia, ma tu e anche i tuoi colleghi, diciamo deputati, lavorate. Ma assolutamente sì, noi abbiamo come attività principale la nostra e poi dobbiamo riuscire a conciliare la nostra attività con quello che è il nostro ruolo politico, quindi andare nelle varie commissioni e ci sono persone che devono anche rinunciare a una percentuale del loro lavoro, quindi vedersi ridurre quello che è lo stipendio per fare quello che il popolo gli ha chiesto, quindi fare politica per rappresentarli nelle Camere a Bellinzona, Allora, giusto per capirci, anche perché poi sono pubblici e facilmente verificabili da tutti, lo stipendio di un deputato come te, diciamo qui in Svizzera, equivale più o meno a due stipendi di un deputato a Roma in Italia, più o meno. Quindi, cioè, prendete veramente poco per ma essere politici qui in Svizzera. allora, il poco e il tanto è molto soggettivo. Quello che noi comunque riceviamo come retribuzione è solo ed unicamente il gettone di presenza. Quindi, se un deputato non va in commissione o non va in Parlamento, non prende un franco. Ah, Quindi, molto interessante questa. per avere il tuo stipendio da politico, devi comunque sempre partecipare. Non è come in alcune nazioni dove tu sei stipendiato e quindi che tu vada o non vada, ecco che alla fine del mese tu hai il tuo stipendio. Da Esatto. noi devi per forza presenziare per avere il tuo salario. Questa qui è una bella differenza rispetto, diciamo, all'Italia. Ok, quindi per averlo devi andare, se non vai non ti pagano. È così. E voi deputati in Gran Consiglio siete, diciamo, avete il vostro lavoro, fate il politico, però ci sono anche i ministri invece lo fanno di professione, giusto? Loro giustamente per la pressione che hanno e per il ruolo che devono ricoprire, loro chiaramente per loro questo è il loro lavoro ed è giusto che sia così, Esatto, assolutamente. che sono professionisti. Giusto così. Che Esatto. sono poi 5, Eh sì, io ticino, esatto. quindi obiettivamente Esatto. non sono come in altri paesi del mondo. Questo per parlare di quello che è il nostro Con cantone. uno stipendio che comunque non è più superiore di quello italiano, posso. No, penso proprio di no, Penso proprio di sinceramente. no. E sono ministri. Ok. E tu che sei un deputato, hai dei benefit, cioè hai una macchina blu, hai delle guardie del corpo, hai, che ne so, ti pagano il pranzo, i posteggi, che benefit avete? Cioè, spiegamelo. Ci sto pensando perché ne vorrei trovare almeno uno, almeno uno, però come tu ben sai l'auto con cui giro è la mia, il bollo lo pago io, la benzina, il posteggio, quindi è tutto a carico nostro, anche perché obiettivamente noi siamo stati votati per rappresentare il popolo e se il popolo non ha questi benefit, io credo che sia sbagliato che li abbia io. Va bene, ti ringrazio. Grazie Stefano. Quello che possiamo dire è che alla fine noi viviamo nel Ticino, Viviamo in Svizzera. in Svizzera, nella regione del Ticino. Io quello che posso dire è di invitarvi, sempre rispettando quello che sono le norme igienico-sanitarie, quindi le distanze di sicurezza, se avete un po' di febbre tosse, non uscite,
ma di venire a visitare quello che sono i nostri posti, perché viviamo in un posto bellissimo e vi invito davvero a venire in Ticino a vedere i nostri laghi, i nostri fiumi, ad assaporare quello che sono le nostre pietanze. Bene, io le Quindi, faccio vedere abbastanza queste cose. no, te, grazie Esatto. mille, che Sono posti meravigliosi. da un lato sei sempre qua a trovarci Ok. e fai vedere quello che è il bello che c'è in Ticino. Esatto. Però vi invito veramente Sì. a venire a trovarci, ecco. Ecco. E mi fa piacere che hai spiegato come funziona la politica in Svizzera. Grazie, amico mio. Grazie a te e un caro saluto a tutti e se volete seguire quello che faccio io in politica, vi chiedo di seguirmi su Facebook con Stefano Tonini oppure su Instagram su ste-tonini dove faccio vedere come vado in Parlamento, quindi col mio monopattino elettrico e senza la scorta e tutto quello che faccio per i miei cittadini. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto e assieme ce la possiamo fare.